Passiamo ora agli interventi sul tema ambizioni globali per contrastare il cambiamento climatico. Invito ad intervenire il professor Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica per il 2021. Prego. Grazie Presidente. Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente della Camera, signora Presidente del Senato, autorità tutte, onorevoli parlamentari di tutto il mondo, signore e signori, è per me un onore e un piacere intervenire qui. L'umanità deve fare delle scelte essenziali, deve contrastare con forza il cambiamento climatico. Sono decenni che la scienza ci ha avvertito che i comportamenti umani stanno mettendo le basi per un aumento vertiginoso della temperatura del nostro pianeta. Sfortunatamente le azioni intraprese dai governi non sono state all'altezza di questa sfida e i risultati finora sono stati estremamente modesti. Negli ultimi anni gli effetti del cambiamento climatico sono sotto gli occhi di tutti, come ha detto il Presidente Casini. Le inondazioni, gli uragani, l'ondata di calore e gli incendi devastanti, di cui siamo stati spettatori attoniti, sono un timidissimo assaggio di quello che avverrà nel futuro su una scala enormemente più grande. Adesso incomincia ad esserci una reazione forse più risoluta, ma abbiamo bisogno di misure decisamente più incisive. Dall'esperienza del Covid sappiamo che non è facile prendere misure efficaci in tempo. Spesso le misure di contenimento a pandemia sono state prese in ritardo, solo in un momento in cui non erano più rimandabili. Sappiamo tutti che il medico pietoso fece la piaga purulente. Voi avete il dovere di non essere medici pietosi. Il vostro compito storico è di aiutare l'umanità a passare per una strada piena di pericoli. È come guidare la notte. Le scienze sono i fari, ma poi la responsabilità di non andare fuori strada è del guidatore, che deve anche tener conto che i fari hanno una portata limitata. Anche gli scienziati non sanno tutto. È un lavoro faticoso durante il quale le conoscenze si accumulano una dopo l'altra e le sacche di incertezza vengono pian piano eliminate. La scienza fa delle previsioni oneste, sulle quali si forma pian piano gradualmente un consenso scientifico. Quando l'IPCF prevede che uno scenario intermedio di riduzione dell'emissione di gas serra, la temperatura potrebbe salire fra 2 gradi e 3 gradi e mezzo, questo intervallo è quello che possiamo stimare al meglio delle conoscenze attuali. Tuttavia, deve essere chiaro a tutti che la correttezza dei modelli del clima è stata verificata confrontando le previsioni di questi modelli con il passato. Se la temperatura aumenta più di 2 gradi, entriamo in una terra incognita, in cui ci possono essere anche altri fenomeni che non abbiamo previsto, che possono peggiorare enormemente la situazione. Per esempio, incendi fo di foreste colossali come l'Amazzonia emetterebbero in quantità catastrofiche di gas serra. Ma quando potrebbe accadere? L'aumento della temperatura non è controllato solo dalle emissioni dirette, ma è mitigato da tantissimi meccanismi che potrebbero cessare di funzionare con l'aumento della temperatura. Mentre il limite inferiore dei 2 gradi è qualcosa sul quale possiamo essere abbastanza sicuri, è molto più difficile capire quale sia lo scenario più pessimistico. Potrebbe anche essere molto, ma molto peggiore di quello che noi ci immaginiamo. Abbiamo di fronte un enorme problema che bisogna di interventi decisi, non solo per bloccare l'emissione di gas serra, ma anche di investimenti scientifici. Dobbiamo essere in grado di sviluppare nuove tecnologie per conservare l'energia, trasformandola anche in carburanti, tecnologie non inquinanti che si basano su risorse rinnovabili. Non solo dobbiamo salvarci dall'effetto serra, ma dobbiamo evitare di cadere nella trappola terribile dell'esaurimento delle risorse naturali. Il risparmio energetico è anche un capitolo da affrontare con decisione. Per esempio, finché la temperatura interna delle nostre case rimarrà quasi costante per estate e inverno, sarà difficile fermare l'emissione.
Bloccare il cambiamento climatico con successo richiede uno sforzo mostruoso da parte di tutti. È un'operazione con un costo colossale, non solo finanziario, ma anche sociale, con cambiamenti che incideranno sulle nostre esistenze. La politica deve far sì che questi cambiamenti siano, che questi costi siano accettati da tutti. Chi ha più usato le risorse deve contribuire di più, in maniera da incidere il meno possibile sul grosso della popolazione. I costi devono essere distribuiti in maniera equa e solidale fra tutti i paesi. I paesi che attualmente incidono sulle risorse del pianeta maggiormente devono fare più grandi sforzi. Permettetemi di aggiungere una considerazione di natura economica. Il prodotto interno lordo dei singoli paesi sta alla base delle decisioni politiche e la missione dei governi sembra essere quella di aumentare il PIL il più possibile, obiettivo che però è in profondo contrasto con l'arresto del cambiamento climatico. Vorrei fare mia alcune parole che Robert Kennedy pronunciò nel lontano 18 marzo del 1968 all'Università del Kansas. Il prodotto nazionale lordo comprende l'inquinamento dell'aria e la pubblicità delle sigarette e la tombolanza per ripulire le nostre tossate dalla carneficina. Comprende le serrature speciali per le nostre porte e le prigioni per le persone che le rompono. Comprende la distruzione delle sequoie e la perdita delle nostre meraviglie naturali come l'effetto di uno sviluppo caotico. Insomma, misura tutto, tranne ciò che rende la vita di essere degna di essere vissuta. E può dirci tutto sull'America, tranne perché siamo orgogliosi di essere americani. Ed è così in tutto il mondo. Ora, il prodotto nazionale lordo, come abbiamo sentito ben 53 anni fa, non è una buona misura dell'economia. Cattura la quantità, ma non la qualità della crescita. Sono stati proposti vari indici diversi, tra cui l'indice di sviluppo sostenibile e l'indice di benessere economico sostenibile. Se il prodotto nazionale lordo rimarrà al centro dell'attenzione come adesso, il nostro futuro sarà ben triste. Tutti coloro che pianificano il nostro futuro devono usare un indice che consideri altri aspetti oltre al prodotto nazionale lordo. Bloccare il cambiamento climatico è un'impresa che impegnerà l'umanità per moltissimi anni e le nuove generazioni avranno un ruolo fondamentale. L'educazione è un punto cruciale. I giovani devono essere in grado di capire la situazione generale e di formarsi le proprie idee e devono essere ascoltati. Dobbiamo dare ai bambini un'educazione scientifica a partire dalla scuola materna, ma per prima cosa devono imparare il metodo scientifico a dedurre dalla propria esperienza. L'educazione scientifica è un processo naturale e non si acquisisce ascoltando parole, ma attraverso le esperienze sull'ambiente, in modo tale da arrivare a una visione chiara e che è necessaria per dirigere e capire il futuro della società umana. Ma spesso non si insegna in questo modo. Il futuro è dei giovani, i quali devono avere tutti gli strumenti che permettano loro di orientarsi in questo mondo complesso. Allora, come vedete, ho appena sfiorato tantissimi temi. Energia, ricerca scientifica, giustizia sociale, economia e educazione dei giovani. Affrontare queste problematiche e risolverle è il vostro compito, con il contributo di tutti, specialmente dei giovani. Grazie.